Violenza sessuale e violenza domestica sono due delle forme più diffuse in Italia della violenza di genere. Le ultime indagini ISTAT ci dicono che una donna su quattro nel corso della vita va in corso un episodio di violenza. Il soccorso violenza sessuale e domestica del Policlinico di Milano è in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. In particolare SOSD, che è l'acronimo, accoglie le vittime della città di Milano e dell'Interland milanese, che possono essere vittime donne, uomini o minori. SOSD è attivo dal 1996 ed è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per la violenza sessuale. Offre accoglienza sanitaria in emergenza con le ostetriche, le infermiere, i medici legali e ovviamente le ginecologhe. E poi percorsi di uscita dalla violenza e di elaborazione del trauma da violenza attraverso le psicologhe, psicoterapeute e le assistenti sociali. Inoltre è possibile attivare una consulenza legale attraverso l'associazione SOS DAD che ci affianca. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza sessuale come qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale, apprezzamenti o commenti a sfondo sessuale indesiderati o sfruttamento o traffico sessuale nei confronti di una persona attraverso coercizione. La violenza sessuale può essere messa in atto da qualsiasi persona, indipendentemente dalla relazione con la vittima e in qualsiasi ambito, incluso quello lavorativo e quello familiare. La violenza sessuale è un reato che lede più di tutti gli altri la dignità della vittima e la sua capacità di autodeterminazione. I danni sulla persona sono dei danni a lungo termine e i sentimenti che la persona prova sono senso di colpa, vergogna, umiliazione, degradazione fisica. Anche a distanza dei anni si trovano nelle persone degli esiti traumatici della violenza sessuale. È importante sapere che la violenza sessuale non è legata al piacere del rapporto sessuale, non ha niente a che fare con questo, è un esercizio del potere, è l'esercizio del potere dell'uomo sulla donna. Questo è il significato della violenza, non ha a che fare con la sessualità, ma ha a che fare con la differenza tra il sesso maschile, con la predominanza del sesso maschile su quello femminile. Il fenomeno della violenza domestica è caratterizzato da una serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di coercizione economica e psicologica che hanno luogo all'interno di una relazione intima attuale o passata, cioè azioni all'interno di una relazione, quindi all'interno di un rapporto di fiducia stabilito tra un uomo e una donna. Sono azioni che hanno delle conseguenze sia a livello fisico, per quello che riguarda la violenza fisica ovviamente, sia a livello psicologico. In particolare a livello psicologico quello che viene maggiormente danneggiato è l'autostima della donna. Per esempio, la violenza psicologica, appunto, che cosa può essere? Comprende una serie di azioni che sono la svalutazione, le denigrazioni, le minacce, le accuse, le colpevolizzazioni che portano la donna a sentirsi sempre meno adeguata e quindi anche meno capace di uscire dalla relazione. In più, sono le relazioni caratterizzate dalla paura. Considerate che nel 75% dei casi di donne uccise la morte è avvenuta per mano del partner o dell'ex partner, attuale o passato. Nel 70% dei casi di uxoricidio, quindi di omicidio della moglie e della donna, si è riscontrata l'esistenza pregressa di reiterata violenza domestica. Spesso le donne vittime di maltrattamento si sentono porre questa domanda: ma perché non te ne sei andata? Perché non lo lasci? Perché non l'hai lasciato? Il motivo per cui le donne non se ne vanno è un motivo molto complesso e merita un approfondimento. Intanto, quando una donna viene posta questa domanda, si sente sbagliata e si sente in colpa. Le donne sanno che dovrebbero uscire dalla relazione, ma non trovano un modo per farlo. Sono racchiuse all'interno della spirale della violenza.
Il problema è che questi uomini maltrattanti non si presentano come tali. Molte donne raccontano, anzi, di rapporti con uomini ideali, che erano premurosissimi, attenti. Il problema è che le attenzioni col tempo si trasformano in delle forme di controllo, delle forme di gelosia. Quindi questo crea ovviamente poi uno stato di dipendenza reciproca, da cui è molto difficile uscire. Bisogna poi considerare che la violenza non inizia subito. La violenza inizia spesso quando il legame si stringe, cioè nel momento in cui nascono i figli o si contrae matrimonio, allora iniziano gli episodi di violenza, cioè quando è più difficile uscire e dire ok, la relazione è fallita e esco. Inoltre è importante considerare il ciclo, quello che noi chiamiamo il ciclo della violenza, cioè il fatto che un uomo maltrattante non è mai solo maltrattante, ma magari ci sono degli episodi di violenza che sono seguiti dalla luna di miele, quindi dalle scuse, dal dire che non succederà più, non lo farò più, e poi di nuovo la crescita della tensione e poi di nuovo la violenza. Quindi le donne sperano sempre di poter mantenere per sempre la luna di miele. E solo dopo tempo si accorgono che invece questo non è possibile. E quello che fanno è cercare di cambiare il loro comportamento per prevenire la violenza. Quindi è importante veramente ricordare che non è così facile uscire da questo tipo di relazioni ed è per questo che c'è il lavoro del nostro centro. Il conflitto fa parte della vita. Non si può eliminare, si manifesta tutte le volte in cui si crea una situazione di opposizione che può essere gestita oppure pacificata. In un conflitto l'identità di ciascuno è preservata, l'altro viene rispettato in quanto persona. Nella violenza invece c'è chi agisce il predominio e il controllo sull'altro con l'obiettivo di degradare e di annientare la persona. Nelle coppie caratterizzate da violenza interpersonale la comunicazione non esiste, il dialogo non può esistere. Per dirla con Marie-Francie Rigoyen, che è una psicoterapeuta che si è occupata di violenza di genere, la definizione di quello che dice lei è: quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio non sono le botte o le parole offensive, bensì la simmetria nella relazione. In un conflitto di coppia l'identità di ciascuno è preservata, l'altro viene rispettato in quanto persona, mentre questo non avviene quando lo scopo è dominare o annichilire l'altro. Perché la violenza rappresenta un problema di salute. Le conseguenze della violenza sono a livello sia psichico che fisico per la donna. Si pensi ad ansia generalizzata, depressione, disturbi alimentari, tentati suicidi, uso di sostanze. Anche dal punto di vista fisico, per esempio, malattie sessualmente trasmissibili, eccetera. Senza contare tutto quello che implica le percosse, quindi traumi, eccetera. Ed è per questo che SWSD è collocato anche dentro il pronto soccorso del policlinico, in modo che i medici e i chirurgi del policlinico, quando intercettano una donna vittima di violenza, possono subito chiamarci, chiamare gli assistenti sociali e le psicologhe e i medici legali, che sono reperibili H24. Che cosa fa la psicologa e l'assistente sociale nel momento dell'emergenza in pronto soccorso? Parla con la donna, cerca di aiutarla, cerca di offrire supporto, informazioni legali, spiega come può fare la denuncia e soprattutto fa una valutazione del rischio, cioè cerca di capire se quella donna è in pericolo a tornare a casa perché ha rischio di recidive, magari anche gravi, come abbiamo visto l'uxoricidio, o e quindi propone ovviamente dei progetti di emergenza, oppure se può tornare e poi ovviamente venire al centro per dei colloqui, per un percorso di approfondimento. Questo riguarda, vale anche per le vittime di violenza sessuale, nel senso che anche in SWS le donne vengono viste vittime di violenza sessuale H24, in questo caso sono reperibili le ginecologhe che fanno sempre una refertazione medico-legale e curano le donne sia dal punto di vista fisico sia facendo appunto una refertazione che può servire ai fini della denuncia, eccetera, eccetera. Se sei vittima di violenza sessuale o di violenza domestica, non avere paura, esci dal silenzio
chiedi aiuto, fai una telefonata. Le nostre operatrici sono sempre reperibili e puoi avere già al telefono delle chiarificazioni, delle informazioni e un sostegno. L'importante è provare ad aprirsi e uscire dall'isolamento.